Siamo qui con Giovanni Anzani, presidente di Varenna, siamo nel loro stand enorme, grandissimo. Quali sono le novità che presentate in questa edizione del Salone? Ecco, il fatto che diciamo l'Eurocucina è biennale, direi che come sempre ci presentiamo con delle novità, no, eccezionali. Cioè, 2 anni di ricerca sia per quanto riguarda materiali sia per quanto riguarda il massimo delle tecnologie inerenti appunto per quanto riguarda le cucine ci consente appunto di avere uno stand ricco veramente di novità. Abbiamo diciamo 8 cucine completamente rinnovate, alcune su modelli storici, altre su nuovi modelli, che cercano sempre di più di soddisfare quelle che sono le esigenze un po' del mercato, sia per quanto riguarda un mercato diciamo che ha una capacità di potere molto alto, e parliamo di questi mercati internazionali, ma anche il mercato interno, anche se è un momento di grande sofferenza, e rispondere anche a un mercato dove un potere d'acquisto è un po' più limitato. Per cui sempre con una qualità certificata a Polyform e col marchio Varenna in questo momento, ma è una risposta, diciamo che è quello che noi chiamiamo il design accessibile. A livello di tecnologia rispetto all'edizione di 2 anni fa, quali passi avanti sono stati fatti? Guardi, è una ricerca continua nell'incollaggi, ripeto, anche nella ricerca di nuovi materiali che rispondono sempre di più in termini di rispetto dell'ambiente, rispetto anche diciamo, della salute per quanto riguarda il fruitore finale, per quanto riguarda gli elettrodomestici e tutto ciò che comporta diciamo, l'aggregato, la cucina, risparmio energetico, sicurezza, no? E rispetto dell'ambiente, da sempre. C'è una tendenza quest'anno nel mondo della cucina, secondo lei? Io non parlerei di tendenze, direi che il mercato è molto variegato, sia come potere d'acquisto, ripeto, sia anche come gusto, per cui Varenna cerca di rispondere a questi due mercati, sia per quanto riguarda fasce di prezzo, ma anche per area di gusto.